Anche se è qui da 6 anni, la commozione di questo istante, di questo momento è palpabile. Sicuramente un'emozione di tutta la comunità, perché è un momento veramente storico. Dopo 37 anni il parroco fondatore, Don Mimmo Maria Capone, per raggiunti i limiti di età, lascia la comunità da parroco. L'arcivescovo l'ha nominato parroco emerito, ha nominato me nuovo parroco. Sono stato qui 6 anni vice parroco e anche presidente dell'oratorio. E con questa nomina, ecco, è un'attenzione del vescovo a questo territorio molto grande, territorio di Pozzopiano e Colonna. Mi metto nella continuità, mi metto a servizio, mi metto nella volontà di Dio, perché ecco, il regno di Dio si diffonda anche in questo bel pezzo di Trani della nostra bella città. Che parrocchia è questa? È una parrocchia comunque molto vivace, anche perché è vero, 37 anni di Don Mimmo Capone, ma negli ultimi 15 anni c'è stata l'edificazione di questo tempio che ha rappresentato una svolta per l'intera città. Sicuramente, io eredito una storia che è lunga 37 anni e una parrocchia che pian piano sta arrivando anche a maturità. Di certo mi reputo molto fortunato perché il Signore mi ha messo qui, però chi c'era prima di me ha dovuto davvero iniziare da zero, comprando addirittura il terreno sul quale ecco, costruisce la chiesa. Io sono veramente grato al Signore, grato a tutti coloro che insieme al parroco fondatore si sono impegnati a costruire anche materialmente la comunità cristiana. Che il Signore davvero porti a pienezza, a compimento l'opera che ha iniziato. Questa, non tutti i tranesi sanno che chi regge questa parrocchia di fatto è anche il titolare della rettoria del monastero di Colonna, che rappresenta un gioiello architettonico storico e che è legato indissolubilmente al cuore della città. Sì, il santuario di Santa Maria di Colonna è nel territorio parrocchiale, per questo l'arcivescovo ha voluto che nella mia persona fossero unificate le nomine, quindi parroco dello Spirito Santo, rettore del santuario di Colonna, che servo comunque già da 6 anni. È una bellissima realtà, una realtà che conserva una reliquia storica del crocifisso di Colonna, e la comunità parrocchiale sicuramente ha una memoria particolare del santuario di Colonna, perché la prima sede della parrocchia che è stata proprio il santuario di Colonna, quindi davvero tutto in continuità, tutto a gloria di Dio. Qual è la parola che potrà definire il suo mandato da parroco di questa comunità? Io mi reputo il primo dei servi, voglio servire. Anche Don Mimmo Gramegna ha sottolineato che questo è un momento storico per tutta la comunità parrocchiale, ma possiamo dire per l'intera città. Perché dopo 37 anni di mandato, nel giorno del 51esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, si compie questo passaggio di consegne di una persona che tra l'altro ha fondato mattone su mattone questo tempio. Sì, voi dite così, ma io sono profondamente convinto che quando Gesù mi disse vai a costruire la mia parrocchia, la parrocchia è sua, io sono venuto in questa zona, proprio c'era niente, soltanto terra qua, e sono venuto per cercare le anime che Gesù voleva mettere insieme. Ho cercato di mettere, e oggi si vede anche l'abbondanza di persone, di famiglie, eccetera, ci sono tante altre che devo raccogliere, come dice Gesù, tante altre pecore, ma è così, è lui che ha costruito, io ho lasciato costruire a lui la parrocchia, che la parrocchia è Gesù, è noi che ci uniamo a lui. Ho cominciato nella chiesa di Colonna, dove mancavano pure i vetri, e ho cominciato con una festa molto grande. Cosa potevo fare? Dal 15 ottobre nominato al 22 che fui insediato, questa festa era proprio assolutamente impensabile, però ho raccolto parecchia gente in quel santuario di Colonna, ripeto, tanto fatiscente. Dopo 2 anni l'ho dovuto chiudere perché c'era da restaurare. Lì ho cominciato. Il sottoscala è venuto nell'anno 80. E in quel sottoscala, quando si lavorava in quel sottoscala, era assolutamente inimmaginabile un tempio moderno, efficiente, funzionale. E qui intorno c'erano soltanto piantagioni di uva, tendoni di uva. C'era niente. Però io mi consolavo quando sono andato ad acquistare quei locali,
mi consolavo chiamando il sottoscala la basilica inferiore, a piano terra la basilica superiore, e poi c'era l'appartamento del parroco, che erano gli uffici, eccetera. E poi c'era tutto il colonnato di posto piano, il colonnato dello Spirito Santo, che faceva gara con il colonnato di San Pietro. Beh, insomma, tanto per confortarci. Però siamo stati 17 anni e abbiamo lavorato bene anche. È un giorno di festa per l'intera comunità parrocchiale dello Spirito Santo, allarghiamola però all'intera città e forse anche alla diocesi. Ma si consuma in un giorno che segna anche un passaggio epocale tra chi materialmente ha costruito mattone su mattone questo tempio e chi invece ora dovrà portarlo avanti, amministrarlo, portando sempre buoni frutti. L'avvicendamento in un servizio, qual è quello del parroco, come anche in altri servizi, esprime il rinnovamento della Chiesa. In questo caso il parroco uscente, il carissimo Don Mimmo Capone, lascia per aver raggiunto i 75 anni e quindi passa, diremmo, il servizio a Don Mimmo Gramegna, che io ho individuato come suo successore. La comunità si arricchisce attraverso i doni che il Signore porge. Ogni sacerdote è un dono, ha delle caratteristiche particolari, per cui in questo cambiamento ci si attende la crescita della comunità, che è compiuta sempre dalla forza dello Spirito, attraverso il ministero del sacerdote, che porta nella sua umanità i doni che ha ricevuto da Dio, con l'ordinazione sacerdotale, ma anche con tutte le qualità, le capacità umane animate dalla grazia. Quindi è un giorno veramente di festa in questo senso. E poi si aggiunge il fatto che coincide con l'anniversario della dedicazione del Tempio, Tempio che è stato costruito sotto il ministero zelante e infaticabile di Don Mimmo Capone. È la festa della comunità perché è l'anniversario della dedicazione del Tempio. In questa festa si apre una prospettiva nuova di crescita.